Allora, ciao a tutti gli amici di Gamesurf, iniziamo con una nuova avventura che è Bravely Default 2. Come purtroppo, come capita ovviamente, ci sono varie opzioni. Sulle pagine di Gamesurf trovate già la recensione della versione Nintendo Switch, quindi il gioco è ovviamente quello, quindi andate a leggervi quella recensione che spiega il gioco in sé, quello che ci trovate dentro e quello che è. Ciò di cui ci occuperemo oggi è invece vedere la versione PC, come si comporta, cosa mostra, quali sono le novità e poi tutto questo arriverà anche all'interno di una recensione ovviamente che prenderà grande spunto, grande logica su quello che è la differenza tra le due versioni e anche il gioco in sé, ovviamente. Allora, partiamo già con un piccolo difetto, che già la cosa non mi è piaciuta tantissimo. Verissimo che c'è la modalità in finestra, però modalità senza bordi. Proviamo. E questo però vedete che io non ho ancora il mouse. Sì, adesso ho il mouse un po' più libero, però non c'è la possibilità di utilizzare il mouse, non bellissimo. Tra l'altro, una cosa, mentre andiamo a vedere un po' tutto il resto, qualità della grafica direi alta, livello di dettaglio di cooling assolutamente alto. Ricordiamo che cosa? Che le conversioni dei giochi giapponesi su PC, quindi conversioni PC, conversioni di giochi giapponesi, sono tendenzialmente fanno cagare. Proprio si potrebbe utilizzare dei termini tecnici un po' più approfonditi, ma in teoria cioè è difficile trovare altri termini che meglio descrivono questo. Ricordo Dark Souls, la versione Prepare to Die Edition. Io ho completato, ho platinato, o meglio, ho completato tutti i trofei della versione Steam, proprio della versione PC, perché è perché qualcuno si è inventato una patch chiamata DSFX che praticamente rendeva i 60 frame stabili e qualcosina curato dal punto di vista grafico. Una persona, un tizio, un patch mai integrato ufficialmente. Ricordo Nioh, terribile la conversione, io trattai in una recensione per una testata la versione PC di Nioh, tra l'altro avevo anche la versione PlayStation, una differenza abissale, fatta col culo. Arriva Nioh 2, peggio che andare di notte, cioè capite che è una roba allucinante. Nier Automata, Nier Automata. Stiamo parlando di tre realtà completamente diverse, tutte fatte con il culo. Qua, attualmente, devo dire, non avere il supporto per il mouse è una cosa che sinceramente un po' mi dà fastidio, lo dico con grande sincerità e un po' a malincuore, però voi utilizzate il classico WASD per fare praticamente tutto. Bravely Default, per farla velocemente, è non il seguito di Bravely Default, in realtà è un altro gioco, cioè nel senso è il seguito ufficiale di Bravely Default, però chi ha avuto la possibilità, io li ho entrambi, sono dei capolavori tra i JRPG. Bravely Default 1, il primo, e Bravely Second sono due giochi fenomenali. Intanto è vero che vi suggerisco, se riuscite a recuperarli su eBay, anche perché pian piano stanno salendo parecchio di prezzo, quindi se riuscite a recuperarli, se avete un 3DS, giocatevi di lì perché sono fantastici. Quindi, come funziona Bravely Default? Adesso intanto facciamo una nuova partita, poi pian piano andremo ad illustrare la logica del gioco, poi mentre ci giochiamo, anche perché ha anche un pochino più di senso. Ovviamente io preferisco quasi sempre le blind run e l'inizio del gioco per evitare poi di rovinare troppo il fatto essendo spoiler.
manteniamo sempre il nome classico, non me ne frega di andare a chiamarlo in modi curiosi. Adesso appena finisce la parte un attimo di storia vi dico già un paio di cose. Un inizio alla Zelda, questo un po'. Ok, allora, una delle cose che già si nota e che è interessante, oltre allo stile grafico, che ovviamente richiama quello che era lo stile del gioco di Bravely Default, del gioco su 3DS, le scritte sono ben staccate dallo sfondo. Questo è molto importante perché spesso le scritte sui monitor sono fatte un po' cuculo, nel senso che sono troppo piccole. Se lo guardate su schermi grandi, comunque fate fatica a leggerli. Qua invece sono sempre ben distinte. I modelli dei personaggi che abbiamo visto prima nel filmato, se riusciamo, sono fatti con un'ottima risoluzione. Tenete conto che sì, il tizio è ovviamente un po' più veloce nel parlare, perché porca miseria. Gloria of Musa, if you prefer my proper title, although since my kingdom was destroyed.
destroyed. I've been unsure whether I'm worthy of it any longer. You're a princess. I shall explain everything in due course. For now, you would do well to rest a while longer. Sure. Okay. Allora, ok. Piuma di Fenice, e sappiamo già a cosa servono le piume di Fenice. Ok, ah, questo c'è ancora da parlare. Ah, sì, vabbè. Allora, il gioco, allora, i modelli, diciamo, 3D dei personaggi, come avete visto quando si zooma, sono fatti davvero molto bene. Molto bella anche questa parte del gioco in cui comunque si vede il lavoro 3D e nella resa del gioco tutto questo avviene molto bene. Una cosa non bellissima, proprio per rompere proprio le palle, come i disegni non hanno scalettature, le scale, per esempio, vedete che queste scale qua, forse perché sono interattive e quindi hanno questo tipo di difetto in più, non mi piace tantissimo che siano così tanto scalettate. Vedete quella parte, ovviamente non lo posso indicare col dito, non lo vedreste, però vedete qua sullo scorrimano è veramente abbastanza, non dico fastidioso, però insomma si vedono, si percepiscono e non sono il massimo. Mentre invece sono belli i disegni, vedete anche qua che la costruzione abbozzata non è neanche ben definita su dove sono, però è bella l'idea, con questo sfondo dietro, con la cascata fatta bene, poi c'è quella parte un po' più chiaroscuro dietro, è carina. Devo dire, la resa generale delle città, di come erano costruite, confesso sinceramente, questa è la vista panoramica, molto carina, tra l'altro, io la preferivo sulla versione del 3DS, lì erano proprio molto 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 belle. Ma teniamo anche conto che qua stiamo andando, abbiamo appena capito e scoperto cose. Tenete conto, dicevo, che purtroppo, o per fortuna, o mettiamola come ne avete voglia voi, il gioco ha avuto ovviamente un budget piuttosto ridotto, quindi l'edizione
l'edizione Nintendo Switch fu ovviamente con un budget ridotto e limitato, quindi necessariamente tutto questo. Vedete anche il lampione, ecco i lampioni anche qua che si vedono molto bene. Questi sono rifatti e sono fatti totalmente in 3D, senza scalettature. E questa cosa è bella anche con i disegni della strada, però non stanno benissimo le scalettature, quelle purtroppo no. Princess Gloria, thank you for joining us. I think you may have some inkling of why I have summoned you here. It concerns the future of the Musan royal line. It has been 3 years now since you came here to our kingdom. And while I can only imagine your pain at having lost your realm under such tragic circumstances, there comes a time when one must turn from the past and begin to look forward. I wonder if you might consider making your stay here a more long-term arrangement. Prime Minister Horton has convinced me that in finding you a suitable match, we might sooner bring about the restoration of your kingdom. Has he indeed? Thank you, Your Majesty. Yes, with King Vernon's permission, I have instructed my heralds to canvass potential suitors for Belli tra l'altro i vestiti, guardate, bellissimi anche nei classici Bravely Default. Questo studio pazzesco per i vestiti, ma qui sono resi in 3D molto bene.
Ok. Durante l'avventura, vediamo se nel momento. Eccolo qua. Perfetto, questo per salvare, tutto con la tastiera, perché il mouse non ha la spada, fate spazio. Interessante, perché magari ci sono sotto dei segreti. Sì, i segreti di sicuro ci sono. Ricordo naturalmente che questo è il team che ha creato Octopath Travel, gioco particolare, un po' controverso, devo dire. Mentre faccio il giardiniere. Che carino! Bella anche la luce come lavora. Specifico caso. Allora, qui ci sono cose e io quindi andrò. Prima di tutto di qua. Perché io adoro andare in giro a capire, trovare, scoprire. Guardate che bella la città in miniatura qua. Carinissimo. Cioè, non so se sono passati dei giorni. Berretto di pelle, andiamo subito a equipaggiamento. Ok, non abbiamo tanto, abbiamo un semplice pugnale, però comunque il modello è fatto bene. Sono sempre belle queste musichette flautate. Ok, quindi già stiamo stabilendoci i confini entro i quali non andare. E a questo punto torniamo verso il mare. Bella tra l'altro anche la pelle del mostro che ha un che riflette in un qualche modo. Allora, come funziona? Esatto, ne abbiamo parlato all'inizio, il Bravely e il Default. Allora, in realtà voi potete di fatto anche accumulare in alcuni casi una sorta di, chiamiamoli, punti che potete gestire in un tempo diverso. Potete gestirvi più difesa, più attacco o addirittura consumare dell'attacco extra. Quindi
Quindi insomma, scegliere un po' quel caspita che si vuole. Di usare, ok, punti brave per aumentare i punti di azione. Esatto. Sarebbe possibile completare fino a 4 azioni. Ok. Prendere in prestito. Esatto. Ovviamente dipende. Ora utilizzare il comando breve, al momento non è messo da parte nessuno, puoi prendere in prestito i futuri, esatto. In base alla situazione conviene. Possono accumulare, vedete, quelle azioni qua. Esatto, e poi a questo punto naturalmente cosa è successo? Noi abbiamo accumulato 4 punti e li abbiamo scatenati tutti su un unico personaggio. Se il personaggio fosse morto, naturalmente lui ovviamente gestisce poi i punti rimanenti sul personaggio successivo. Non dovrei permettere di eseguire l'azione in un turno solo, ok? Sconfiggere il nemico, bla 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 bla. Bilanciare i rischi con i mandi bene. Puoi usare il default per accumulare fino al massimo di 3. Esatto, a questo punto. Quindi. Bello, comunque anche il modello il modello dei tessuti molto bello, la pelle dei personaggi molto bella e anche gli effetti particellari. Sul resto hanno ovviamente dovuto in qualche modo fare quel pelino di economia, ma allora, questo fa magia nera, quindi su tutti i personaggi. Esegue un attacco magico d'acqua su tutti i personaggi. Ecco, vedete appunto, abbiamo fatto fuori uno, adesso lui va e li spazziamo via tutti. Perfetto.
Veramente Seth è il protagonista, quindi lui, oltre ad aver iniziato prima il combattimento, però si piglia un po' più di magia. Ok, questo quindi è la logica del gioco. Il Brave funziona quindi con l'accumulo dei punti. Ok, scusate che. Non voglio saltare le scene, però mi piacerebbe che il dialogo, una volta che l'ho letto, posso, ecco, scemate, cose del genere. Una volta che ho letto un dialogo, voglio poterlo saltare. Invece non si può. Non voglio saltare tutto. Qua ci sono dei pezzi in cui si perde il movimento della bocca, in alcuni casi lui va avanti a parlare. Non so se è un problema del doppiaggio giapponese-inglese, ma questa è una cosa che si nota. Validi che sono. As we say, and no
just bash him and take the bloody thing. The old codge has already got one foot in the grave. We'll be done with him in no time. Thou thinkest me too old to school thee, boy. There is life in this old dog yet. Ooh, Gramps has got a temper on him. Well, rage all you like, mate. You don't stand a chance against me. Is that an asterisk? Il famosissimo asterisco che cercano anche gli altri. Ok, i cattivoni hanno preso la principessa, adesso ovviamente dovremo iniziare effettivamente quella che è l'avventura. Altra considerazione, prima di chiudere con questo filmato introduttivo, in cui appunto vi faccio vedere un po' il gioco, a differenza dei classici giochi alla Final Fantasy e simili, Pokémon, eccetera, eccetera, anche i Pokémon hanno tolto questa cosa, i mostri si aggirano liberamente per il mondo. Cosa significa? Che di fatto, nella storia di come era scritta dialoghi del gruppo, ok, noi adesso abbiamo questo party fatto in questo modo, qua vedete i mostri, e come vi dicevo, ormai tutti i JRPG moderni hanno tolto la possibilità degli incontri casuali, perché effettivamente sono un po' fastidiosetti. Si dà la scelta ai giocatori specifici di intraprendere o meno questo tipo di duelli,
sia per motivi di grinding, ma anche per motivi di rottura di palle infinita quando uno deve andare avanti e indietro e magari doverli cercare apposta, invece è una scelta che diventa molto più comoda nei confronti dei giocatori. Ora, chiudiamo in questo caso con il filmato, chiudiamo appunto con l'introduzione, il gioco parte ufficialmente adesso. C'è tanto da provare, testare, vedere, capire, ovviamente. Arriverà quindi il nostro provato che analizzerà tutta una serie di caratteristiche che abbiamo visto velocemente, anche alcune opzioni delle impostazioni. Dopo ve lo andremo a velocità di avanzamento del testo, facciamo alta. Sì, default. Secondo me c'è da qualche parte anche il refresh, credo, ma comunque dovrebbe essere un refresh piuttosto alto. Ad ogni modo, in questo caso attualmente non abbiamo nessun tipo di problema sul fronte di caricamenti e velocità, cosa che la versione Nintendo Switch aveva. Ad ogni modo, ripeto, ce lo andremo pian piano a spalmare per bene all'interno del gioco. Io vi ringrazio, seguite Gamesurf, come ho già detto andate a leggere la recensione che c'è sul sito di Gamesurf di Bravely Default 2, così che possiate poi essere già pronti per quella che sarà invece la recensione vera e propria della specifica versione Nintendo Switch. Andiamo a sovrascrivere. Io vi ringrazio. Al prossimo video e ciao!